Mi ha detto, mi pare di capire, lei mi corregga se sbaglio, perché naturalmente posso sbagliare, perché non ho tutte le informazioni sulla Gran Bretagna, che il Partito Laburista sarebbe favorevole a un'ipotesi di Brexit in cui la Gran Bretagna rimanesse nell'Unione Doganale. Ho capito bene questo che cosa vorrebbe dire? L'Unione Europea accetterebbe questa ipotesi? Ma in realtà questa non solo è la posizione che è appunto ventilata in qualche modo, anche se mai direttamente, indirettamente dall'entourage di Corbyn, ma è anche una posizione che il Labour Party, il Partito Laburista, ha assunto diciamo, in altre occasioni, solo che non è affatto chiaro poi il significato di una affermazione di questo genere, perché da questo punto di vista rappresenterebbe comunque come dire, la disponibilità a aprire un negoziato per poter disegnare una unione doganale nei prossimi due anni, tre anni, quali saranno a disposizione, ma nulla cambia circa la necessità a questo punto di trovare un accordo oggi e quindi di dover firmare questo accordo. In secondo luogo, come è noto, questo significa che non cambierebbe nulla circa quello che poi è stato considerato l'ostacolo maggiore alla firma di questo accordo, cioè questa famosa clausola di assicurazione sul confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, questo backstop, come si dice, che l'Unione Europea ha voluto e il Regno Unito ha concesso, cioè che fino a che non sarà trovata una soluzione, il Regno Unito fa parte a questo punto dell'accordo dell'Unione Europea. Allora anche questa disponibilità non si capisce che cosa significhi circa la situazione attuale. Quello che si sa è che in realtà Corbyn non è favorevole a un accordo bipartisan, anche diciamo nel caso in cui la May poi cercasse una via, una soluzione di questo genere. Quindi da questo punto di vista si può dire che un contributo notevole al caos e all'incertezza attuale è stata anche data dalla posizione. Chiarissimo, e da quello che lei ha individuato, perché tutta la questione dell'unione doganale, la questione della clausola di backstop, insomma la clausola irlandese, ha individuato che c'è un punto di caduta e di rottura su tutta questa vicenda, che è il confine irlandese. Tra l'altro, che le cose non possono andare tranquille è perché l'altro giorno proprio c'è stato un attentato. Non ha portato vittime nella Belfast in Irlanda del Nord, ma di tutta evidenza che rischia di riaccendersi la questione non irlandese se la Gran Bretagna non trova una soluzione. Questo mi pare chiarissimo. È assolutamente così, infatti è non per niente, diciamo, è diventato il tema chiave di questo, prima del negoziato, oggi della possibilità o meno di ratificare l'accordo, e non a caso, perché in realtà, come sappiamo, per quanto siano passati ormai diversi anni diciamo, dell'accordo che poi ha permesso di porre fine al drammatico diciamo, confronto in atto tra Irlanda del Nord e Repubblica Irlandese, tuttavia come sappiamo la storia ha tempi lunghi, quindi chi di oggi giudica ancora quell'accordo troppo fresco per poter minimamente essere rimesso in discussione, secondo me ha ragione, e quindi è importantissimo che qualunque sia poi come questo negoziato possa andare avanti, la soluzione o la situazione irlandese sia al centro poi di queste preoccupazioni. Naturalmente questo fa ancora capire come il no deal, cioè il non accordo, proprio perché rappresenterebbe la peggiore delle... Ci sarebbe l'esplosione della questione irlandese, sarebbe evidente. L'esplosione della questione, perché a questo punto precipiterebbe da un giorno all'altro proprio l'Irlanda in una situazione in qualche maniera tragica che abbiamo visto in passato. Ecco perché poi, al di là degli effetti economici di cui abbiamo parlato, al di là dell'incertezza che si scatenerebbe, questo è uno dei motivi per cui effettivamente la caotica incertezza che sta predominando, e se dovesse poi sfociare in quello che tutti dicono di voler evitare, che poi nei fatti stanno favorendo, cioè un no deal, da questo punto di vista
veramente suscita dire timori e dire poco. Esatto, è chiarissimo. Parleremo ulteriormente di questo perché la faccenda potrebbe diventare molto esplosiva e un no deal potrebbe voler dire, e questo atto che è stato compiuto nei giorni scorsi a Belfast è un sintomo pericolosissimo, è una riesplosione della questione irlandese, la richiesta di referendum da parte dello Sinn Féin per la unificazione dell'Irlanda del Nord con la Repubblica Irlandese, questo scatenerebbe ovviamente la crisi anche con la Scozia, quindi insomma si rischia addirittura la stabilità e la caratteristica unitaria della colonna britannica. Bene, ringraziamo tantissimo come sempre il professor Paolo Guerrieri, continueremo a parlare con lui di economia sia mondiale sia europea ed ora dovremo avere in collegamento per il finale di questo spazio di approfondimento il senatore Ario Lannutti, 5 Stelle, buongiorno.